Magazine 2.0, rubrica giornalistica settimanale su agoradio.it. Magazine 2.0, ogni giovedì dalle 21.15 su agoradio.it e Agoradio FM. I think it's time to blow this thing, get everybody in the stuff together. Okay. Ben ritrovati, buonasera ai nostri radioascoltatori. Questa è la seconda puntata di Magazine 2.0 targata 2015. Sono qua già pronti dietro ai microfoni i nostri due amici giornalisti che conducono questa trasmissione. Io adesso ve li presento e presenteranno anche loro stessi l'ospite di questa sera. Buonasera a Valeria Dentamaro. Buonasera a tutti. E buonasera anche a Luca Falcetta, grazie per essere qua. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Agoradio. Allora, abbiamo cominciato la settimana scorsa il giro, la consultazione dei sindaci del nostro comprensorio. Ovviamente abbiamo iniziato con il sindaco di Osimo, perché Agoradio ha sede in Osimo, ma questa sera abbiamo un graditissimo ospite che è il sindaco di Camerano, Massimo Piergiacomi. Benvenuto tra noi. Buonasera. Allora, non c'è un rosso Conero, io appena sento Camerano penso visto è un bel rosso Conero, a parte le battute, anche un pochino per estemperare, non sindaco, sta andando bene, visto che l'Expo tratterà proprio l'argomento del cibo, tratterà anche l'argomento del nutrimento, le aziende che sono presenti nella sua, nel suo territorio, aziende anche vitivinicole importanti. Sì, l'Expo sarà un ulteriore momento di... per mostrare quello che il nostro territorio è in grado di produrre e le qualità dei prodotti appunto del nostro territorio. Chiaramente il Rosso Conero rappresenta il punto di forza della nostra realtà e quindi sarà ulteriormente pubblicizzato e quindi valorizzata la nostra risorsa. Piacerà perché è buono. È vero. Sì. E brinderemo. Allora, sindaco, cominciamo subito con la notizia di questi giorni che ha un po' sollevato tante polemiche. Luca. Non c'è la spilletta però, Valeria, non c'è, io non vedo nessuna spilletta di riconoscimento. Ovviamente parliamo del Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto nei giorni scorsi sulla massoneria. In realtà il Comune di Camerano aveva intrapreso un'iniziativa che già altre città in Italia hanno assunto per aiutare quelle persone che hanno bisogno di un certo tipo di assistenza sanitaria e che magari non possono farlo. Ci può raccontare tutto l'episodio di questa Ollus, un'Ollus che, con cui siete giunti a un rapporto di collaborazione proprio per offrire un servizio alla cittadinanza, il cui presidente è accusato, comunque dovrebbe essere, è anzi un membro della massoneria, del Grande Oriente d'Italia, adesso diciamo il vero termine. Ma allora, Consiglio Comunale sulla massoneria, in realtà in questo Consiglio Comunale hanno chiesto il ritiro di una delibera che avevamo preso a inizio dicembre e con la quale davamo mandato agli uffici di procedere a stilare le convenzioni per dare questi locali agli asili notturni di Torino, in quanto durante l'estate praticamente erano venuti a trovarmi in comune due medici dentisti e odontoiatri della zona famosi e hanno proposto di fare delle cure gratis per le persone bisognose e chiedevano collaborazione da parte del comune per in termini di mettere a disposizione dei locali. Poi loro si sarebbero fatti carico dell'allestimento di tutte le attrezzature tecniche e avrebbero messo a disposizione come atto di volontariato, dice: noi siamo bravi a fare questo, è il nostro mestiere, mettiamo a disposizione la nostra professione per i bisognosi. C'è chi è che fa il servizio alla Croce Gialla, c'è chi [S2] Certo. [S1] È che lo fa alla Croce Azzurra, chi lo fa in tanti modi diversi. Dice: noi pensiamo che possiamo rendere un servizio maggiore utilizzando la nostra professionalità. E quindi mezza giornata del nostro lavoro settimanale la dedicheremo a queste cose, quindi terremo aperto mezza giornata un professionista, un'altra mezza l'altro professionista a questo studio, però siamo alla ricerca di locali. Le persone che dovranno accedere a questo servizio saranno scelte dal comune attraverso i nostri servizi sociali, quindi per accedere a questo servizio, dice, come abbiamo su altri comuni, faremo un protocollo, una segnalazione, un regolamento per l'accesso.
E io chiaramente non chiesi l'appartenenza partitica, la politica. Non si chiede che sangue, cioè, e quindi il progetto ovviamente ci è piaciuto. E poi quando ci siamo rivisti, insomma, abbiamo approfondito, abbiamo capito che insomma questa ONLUS Azzurri Notturni, che tra l'altro di Torino, che ha oltre un secolo di vita. Praticamente offre 200 posti letto a notte per la gente che non ha dove dimorare tetto. La notte, senza tetto, e offre circa 60-70 mila pasti all'anno, e oltre questo a Torino ha anche chiaramente degli ambulatori tipo questi che sempre a Camerano, ne ha 4, e in più fa anche dei corsi di formazione, insomma fa tante cose belle. E abbiamo visto chi era anche il presidente, che chiaramente Sergio Rosso, e io non sapevo chi fosse Sergio Rosso, ma come quando insomma si tratta con qualcuno che non si conosce si prendono informazioni. Abbiamo ovviamente visto che la sua scelta personale di vita privata, che lui aderisce, appunto è uno degli esponenti di rilievo della GOI, però abbiamo pensato, ma noi chiaramente non è che stiamo trattando con la massoneria, con tutto il rispetto per la massoneria, certo. Perché la massoneria è un'associazione riconosciuta e quanto tale ha anche ricevuto delle riconoscenze, delle benemerenze da parte del Presidente della Repubblica, quindi fa tante cose che io neanche sapevo, anche buone. In Uruguay sembra, ecco, che quindi se ne andrà via, quindi, dall'Italia. Ecco, il problema no, il problema è che noi associamo massoneria, certo, con Licciugelli, con la P2. Golpe, no, e chiaramente golpe. Qui invece c'è un problema, che c'è quella è la massoneria cosiddetta deviata. Però a me interessa per niente questo discorso della, certo, massoneria, perché io ideologicamente sono agli antipodi della massoneria, perché voglio dire la mia formazione, il mio credo politico, anche religioso, è contro il relativismo, quindi è tutta che predica appunto la massoneria, quindi è tutto dall'altra parte. Però a me poco interessa, a me interessa il progetto che è stato sottoposto, quello che fa gli asili notturni a Torino, da prendere secondo me ad esempio, il progetto che vorrebbero fare qui a Camerano, che faranno a Camerano, è altrettanto da tenere in considerazione, poi che venga diciamo così al di fuori del progetto, che le persone che vengono lì a operare, i volontari, che questi medici volontari abbiano fatto le loro scelte, siano iscritti a un partito piuttosto che a un altro, a un'associazione piuttosto che a un'altra, a me non interessa. Faremo un protocollo chiaro su come saranno e potranno essere utilizzati i locali, quindi quella sarà la sede per un ambulatoriale dove potranno essere fatte determinate cose soltanto. Avete già scelto, individuato i locali? Sì, sì, abbiamo individuato i locali, l'abbiamo adesso insomma gli uffici stanno trasformando quell'indirizzo di giunta in destinazione d'uso diverso. Sì, 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 abbiamo, questo è già confacente con la destinazione d'uso, dovranno stipulare. Rimaniamo in ambito della sanità, parlando con il sindaco di Camerano, è ovvio, il cantiere del nuovo IRCA è fermo. È tribolato, soprattutto i tendoni ormai sono volati via. Osimo è in spegnimento, quindi la situazione veramente nella zona sud di Ancona è drammatica. Allora, per quanto riguarda il cantiere vero e proprio dell'IRCA, ospedale di rete, ancora abbiamo sentito questi giorni l'ennesimo ricorso che non ci lascia per nulla tranquilli, per quanto parlando con i funzionari della regione sono abbastanza ottimisti sull'esito, perché sembra essere un ricorso abbastanza infondato, però poi non spetta al tribunale, al TAR, dire quella che sarà diciamo il suo punto di vista. E l'importante è che entro metà febbraio venga presa in esame questa cosa, come sembra, e quindi si esprima anche sul merito, in modo tale che comunque di mettere la parola fine e ripartire, oppure viceversa un'ulteriore sospensione. In questo periodo comunque stanno andando avanti i lavori per lo sminamento, perché hanno fatto un appalto a parte, quindi di fatto lì ci sono tre scavatori che stanno operando. L'augurio è che entro, diciamo così, questa operazione di sminamento durerà un mese, un ulteriore mese, che entro questo mese magari il TAR riesca ad esprimersi per poter... Sminamento, diciamo, cosa vuol dire?
Sterramento? No, sminamento significa ricerca di eventuali residui bellici. Perché è possibile che ci siano. Perché lì c'è vicino la ferrovia e quindi ci sono stati bombardamenti, quindi insomma questa è una zona dove è passato il fronte, quindi andranno a fare degli sbancamenti importanti, quindi prima fanno queste verifiche, insomma, per la sicurezza del saltasse cantiere. Per aria anche il sì. cantiere, ci mancherebbe solo questo. Quindi speriamo che... Ma Camerano com'è messa con la sanità? Ma Camerano, vabbè, chiaramente se dobbiamo andare agli ospedali, noi andiamo agli ospedali di tutti i cittadini della zona nostra, quindi o a Osimo o Ancona generalmente. Per quanto riguarda il Camerano c'è un poliambulatorio, io mi sono incontrato proprio la settimana scorsa con il direttore dell'area vasta Stroppa e con la dottoressa Balzani per fare un po' il punto sul funzionamento del poliambulatorio di Camerano. Abbiamo parlato anche del trasporto sanitario, della fondazione CECI, dell'assistenza che dà quest'altra istituto, insomma quest'altra casa di riposo, e abbiamo, diciamo, in questa fase, per quanto riguarda questi servizi che sono prettamente e che insistono sul nostro territorio, c'è stata la volontà nel portarle avanti, anzi addirittura probabilmente sarà aperta anche la branca specialistica della cardiologia, che attualmente non c'è sul poliambulatorio. Quindi facciamo un break. Bene, riprendiamo il nostro colloquio con il sindaco Massimo Piergiacomi, primo cittadino di Camerano. Lasciamo da parte la sanità, perché tanto abbiamo visto che è un argomento lì fermo, come il cantiere tutto in stand by, purtroppo è tutto in stand by, e siamo una delle regioni più longeve d'Europa, quindi Valeria per fortuna dobbiamo preoccuparci lo stesso, perché ovviamente qualche cura medica necessitano i nostri anziani, soprattutto quelli che vanno in là con gli anni. Ma c'è anche il problema sicurezza, ne vogliamo parlare? Sì. Visto che Camerano comunque è una città che si trova un pochino in una zona di crocevia, quasi con l'uscita del casello autostradale, insomma voi avete già interlacciato degli ottimi rapporti con Castelfidardo per quanto riguarda le vostre polizie municipali, ma ovviamente penso che la sicurezza sia un problema sentito in tutta la Valmosone e quindi anche nella vostra città. Sì, la sicurezza in questo periodo, particolarmente negli ultimi mesi dell'anno, poi insomma è stata la ribalta purtroppo delle cronache su tutti i giornali, perché ci sono stati una serie di eventi, soprattutto furti all'interno di abitazioni, negozi, che si sono ripetuti. Nella zona nostra, per fortuna, diciamo a bassa voce, sono accaduti anche lì è accaduto qualcosa, però diciamo che non siamo così stati presi di mira. Io devo dire anche grazie al lavoro fatto in collaborazione tra i vigili urbani e il comando locale della stazione dei carabinieri, perché c'è un'ottima collaborazione. Per esempio noi abbiamo condiviso alcuni giri serali, notturni da fare tra le forze nostre e quelle dei carabinieri, per cercare di far vedere insomma la presenza delle forze pubbliche sul territorio. Il deterrente, no? Penso che serva, microcriminalità. Penso che serva questo qui. E lo stesso, insomma, abbiamo la convenzione con la polizia locale di Castelfidardo, anche che ci consente di fare dei servizi notturni che prima non facevamo, e comunque di allungare l'orario serale che facevamo prima. Quindi poi dopo magari da domani riprenderà come è successo in qualche altro comune qua attorno, però insomma dei fatti ci sono stati, ma di minore entità. Quindi è in diminuzione questo fenomeno? Ma guardavamo le statistiche con gli uffici le settimane scorse, e il fenomeno dei furti su abitazioni da noi in generale, degli atti, insomma delle denunce, non è in aumento, è in diminuzione rispetto agli anni passati. Forse però la percezione, penso che sia un pochino la percezione chiaramente adesso c'è il risalto maggiore, ma no, in qualche realtà sono proprio anche aumentati. Poi magari che ne so, adesso il prossimo anno anziché Gugliano prendono di mira Camerano, però in questo momento, insomma, quest'anno questi, diciamo che l'andamento quest'ultimo periodo è stata la Vallesina essere presa molto di mira. Adesso noi abbiamo anche potenziato il nostro sistema di videocamere e quindi abbiamo 24-25 videocamere sparse per il paese, e quindi insomma
anche questo in qualche modo fa da deterrente, poi non è certo che da solo risolve il problema. Quindi... Sindaco, attività commerciale e industriale, come siamo messi? Ma allora, se parliamo di industria manifatturiera, attraversiamo un momento difficile. Ricordate sicuramente la chiusura della Gatto e, certo. E adesso, si sono messi in proprio, diciamo. Ecco, adesso nel frattempo qualche passo è stato in avanti, stanno cercando di farlo con la buona volontà dei lavoratori, quindi è stata insomma costituita una nuova insomma azienda, una Gatto SRL partecipata in gran parte dai lavoratori, in più è stata fatta anche una cooperativa, quindi insomma si sta cercando di ripartire chiaramente a fatica e tenendo conto delle difficoltà del mercato, però vedo che piuttosto che rassegnarsi le persone, una parte delle persone che hanno subito questa insomma chiusura si sono tirate sulle mani, che si sono messe in discussione, qualcuno ha messo anche dei propri soldi per provare a ripartire, perché in questo momento di difficoltà c'è bisogno di mettere valore aggiunto, di mettersi in gioco, e insomma il fatto che una, tra tutti una quarantina di persone, 35-40, hanno insomma hanno perlomeno hanno tentato questo percorso, tentano questo percorso, bisogna sicuramente darne atto e merito, e quindi staremo vicino a queste persone insomma. Un'altra ripartenza dal 1 gennaio, BGC di Filottrano e Camerano, anche questa è un'importante novità che ha permesso il salvataggio della Cassa Rurale Artigiana San Giuseppe da Camerano per l'appunto. Sì, questo è un altro fatto importante che sicuramente qualcuno lo vede come un fatto negativo, in i soci della BGC di Filottrano, no? No, io parlo di quelli che dicono gli amici di Filottrano, non lo so, sento quello che dicono a Camerano, certo. Nel senso che chiaramente c'è un po' di dispiacere per questa perdita dell'autonomia, però in realtà questa fusione era indispensabile, ma io credo che era opportuna farlo al di là del discorso difficile che stava attraversando la banca di Camerano, perché ormai con l'evoluzione dei mercati e delle tecnologie certe entità così piccole possono chiaramente perdere di significato. A questo aggiungiamo che comunque per una serie di eventi le condizioni erano tali da c'era una sofferenza abbastanza importante da non poter continuare da sole, e quindi questa accorpamento e questa fusione con Filottrano io la vedo di buon occhio, perché comunque all'interno della nuova banca nel consiglio di amministrazione ci saranno i rappresentanti due membri di Camerano, e poi al di là del numero, che ovviamente logicamente è un numero minoritario, ma quello che conta sono le proposte e quello che conta è la vicinanza col territorio. Poi i dipendenti, sindaco, perché non sono stati toccati, anche questo penso che sia importante. I dipendenti chiaramente lavoro. In questo modo stanno subendo insomma delle immobilità all'interno di questa azienda, però il posto di lavoro praticamente è stato garantito a tutti, sono stati alcuni pensionamenti ma erano addirittura d'arrivo, quindi insomma questo l'importante è che torniamo ad avere una banca che creda sul territorio, vicino al territorio, che investa, poi che la direzione stia a Filottrano ci sta, insomma era meglio che egoisticamente che rimaneva, certo. Camerano, ma come facevamo prima i ragionamenti prima dell'inizio della trasmissione, ormai non è più il periodo del campanile e localistico è ora che lo superiamo, sia come questi studi, adesso parliamo di banche, ma secondo me anche quando parleremo di comuni, di servizi alla collettività, il confine angusto del singolo comune è ora di ripensarlo, che troviamo il coraggio e la lungimiranza di vedere più lontano. Ecco, lei parlava di unione dei comuni, no? Lunedì la giunta Spacca è andata proprio a Trecastelli, questo nuovo comune che è stato creato da pochissimo tempo con un nuovissimo sindaco. C'è la possibilità magari di parlare proprio di un'unione dei comuni? Non se ne è parlato mai nella nostra zona, forse per quanto riguarda Camerano, forse unirla più Ancona rispetto magari a realtà come Osimo o Castelfidardo, oppure no? Ma noi abbiamo iniziato per la verità un discorso di collaborazione con Castelfidardo, perché era già in piedi per via, certo, della polizia locale, volevamo provare ad allargarlo su altri settori, pensavamo al settore urbanistica, gestione del territorio, e abbiamo lavorato assieme, stiamo collaborando con il personale di Castelfidardo, però arrivare a una gestione unitaria vedo che è difficile, perché si trovano
tante difficoltà, alcune oggettive e altre probabilmente di tipo culturale, e quindi diciamo che è difficile dividere la siepe sua dalla mia, coltivare i suoi fiori e coltivare i miei. No, io devo dire che ho trovato difficoltà dalla parte della struttura amministrativa dei due enti, c'è un'avversione nella fusione. Hanno alta, paura. Alta. Hanno paura. Però anche a livello politico non tutti hanno tra virgolette l'apertura che ho io sono disponibile a mettere in discussione. Io avrei messo in servizio quei servizi che dicevo io, avrei unificati da subito, però per farlo bisogna essere in due, come i matrimoni, quindi sapendo che all'inizio c'è il rischio che di non essere compresi, però la strada per il futuro credo che sia solo questa, e questo non significa perdere l'identità comunale e territoriale, quella deve rimanere, però la struttura dei servizi al cittadino deve essere gestita, dovrà essere gestita in maniera unitaria e integrata, perché i comuni, poi penso ai comuni più piccoli di quelli di Camerano, come fanno a reggere, a dare un servizio adeguato ai cittadini con le novità, il quadro normativo che è in un'evoluzione continua? Non ce la facciamo più, non siamo in grado di, oltre il discorso dei costi c'è un discorso proprio di, anche perché c'è la provincia che non ha più un euro in tasca nonostante sia stata nominata la Serrani proprio pochi mesi fa, quindi anche questo era un aiuto che serviva per i comuni, non hanno soldi da spendere per i settori di loro competenza, i comuni si trovano senza cassa, però senza, ripeto, niente. Io non faccio un discorso di soldi e basta, perché il discorso di soldi è importante, però faccio anche un discorso di adeguatezza delle strutture comunali per dare i servizi ai cittadini. Secondo me i comuni di dimensioni piccole non sono più in grado di rispondere alle esigenze e ai compiti ai quali sono chiamati. Pensiamo all'accorpamento dei settori. Da noi un responsabile, magari, ma da noi, se pensiamo a un comune tipo quello da un comune di 1000 abitanti, un responsabile di un dipendente del comune, della struttura, si occupa di tutto e di più. E come fa a stare al tempo, quando a stare al passo dei tempi, quando le norme cambiano tre volte, quelle finanziarie, quelle sul commercio, quelle sull'edilizia, cioè non siamo assolutamente all'altezza di dare e di cambiare la macchina in tempi veloci, per cui occorre una gestione di area vasta, quindi bisogna che ci allarghiamo, ci diciamo che servizio, faccio una nuova norma che riguarda, che ne so, la polizia rurale, ma che senso c'ha che e Camerano fa la sua, ci perde 15 giorni per farla, Osimo fa la sua, Ufagna fa la sua, Nomana fa la sua, cioè, non ha più senso quei mezzi che ci sono oggi, e oltre che quindi maggiori costi e minore efficienza, quindi secondo me la strada del futuro dovrà essere quella di lavorare per diciamo così, da fare servizi associati, poi qual è la forma giuridica, se è l'unione dei comuni, se è la fusione. È chiaro che secondo me bisogna andare verso una fusione, però che salvaguardi l'identità dei comuni, quindi in qualche modo all'interno di questi organismi nuovi non è che si può passare sopra la storia secolare. Certo, quindi in questo senso tu pensi anche che quello che è stato detto dell'accorpamento delle regioni va nella tua direzione, se è vero che le Marche andranno con l'Abruzzo mentre la zona del Pesarese con l'Emilia Romagna. Allora, a me personalmente questo tipo di disegno non piace per niente, non perché non si debbano mettere assieme le regioni, non piace questa divisione delle Marche, però io ritengo che le Marche insomma debbano rimanere unite e poi capire qual è la regione le regioni limitrofiche con le quali abbiamo più cose e fattori in comune, più che ha senso gestire appunto la cosa in maniera unitaria. Però sicuramente anche le regioni bisogna che vengano riviste, perché non è possibile avere 21 ministri degli esteri o quasi, o 21 rappresentanti, cioè con sedi aperte dappertutto. E poi si richiede ai comuni di stringere la cinghia e non c'è più un soldo ma neanche per attappare le buche, no? E apriamo nuove sedi diplomatiche all'estero. Secondo me certe funzioni in questo discorso si è un po' esagerato, insomma, diciamo, negli anni, quindi forse è ora di pensare in maniera un po' più, diciamo, concreta, forse meno in grande se vogliamo, però facciamo break, sì. Facciamo un'altra pausa, ci risentiamo fra poco. E 3
siamo al terzo scaglione di questo incontro con Massimo Piergiacomi, sindaco di Camerano, che ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità. Ci siamo lasciati un attimo quando tu hai detto i comuni al momento non hanno manco più i soldi per tappare le buche. Come siete messi a Camerano con le buche? Ma come tutti i comuni, nel senso che diciamo che cerchiamo di attapparle, quindi ci diamo da fare per attapparle, però le strade a volte bisognerebbe riasfaltarle da capo, non per attappare le buche, perché poi il lavoro continua, la buca tappata dopo un mese si riapre, quindi invece un bel manto nuovo dura degli anni. Noi da questo punto di vista, dopo adesso erano 2-3 anni che non facevamo nuove vie intere, adesso partiranno i lavori, diciamo dal mese di aprile, la primavera, l'appalto è già stato aggiudicato, stiamo aspettando la bella stagione per fare asfalti per 240.000 euro, quindi diciamo che era qualche anno che non si vedeva più un intervento di questo tipo, quindi asfalteremo 3 vie tra quelle messe peggio del paese, quindi via la strada che porta al Monte Conero, via San Germano, via Loretana e via Galletto. Questo è i lavori che andremo a fare in primavera. Benissimo, rimaniamo in tema di territorio. Proprio venerdì 30 gennaio ci sarà la manifestazione Territorio Bene Comune in Movimento. In cosa consiste? Ma qui noi abbiamo, diciamo, in particolare l'assessorato all'ambiente, insomma, ha messo in piedi in cantiere una serie di iniziative per discutere su quello che dovrà essere, diciamo, la pianificazione del nostro territorio, uno sviluppo sostenibile da un punto di vista urbanistico e ambientale. Quindi abbiamo affrontato questi temi a più riprese sotto vari aspetti e quindi adesso venerdì c'è un ennesimo incontro dove andremo di nuovo a parlare di queste cose, insomma, di nuove prospettive sulla legge del governo territorio che la regione dovrebbe forse prima di chiudere i battenti approvarla in consiglio, e quelli che sono, ecco, i punti di vista delle associazioni anche ambientalistiche su questa rete e quelli che sono, diciamo così, i danni che sono derivati da una cattiva gestione del territorio. Quindi rifletteremo assieme a movimenti e associazioni ambientaliste su questi temi, che sicuramente sono temi caldi e sentiti, insomma, che ci accorgiamo sempre. Quindi sarà un'analisi abbastanza accurata. Sì, non è che si discute di nulla in particolare su Camerano, ma è un discorso di cultura generale. Il dissesto idrogeologico che interessa. Esatto, che interessa un po' tutti quanti, che chiaramente coinvolge tutti. Quindi è importante fare che si sviluppi una cultura diversa, maggiormente sensibile verso il rispetto ambientale, verso questi temi, e per questo ben vengano questi incontri, insomma. Allora, ricordiamo l'appuntamento venerdì 30 gennaio alle 21.15 presso la biblioteca Baden-Powell, ovviamente piazza Santa Apollinare a Camerano. A Camerano ci sono anche le grotte, il turismo, i dati turistici, alcuni sono usciti in turismo e cultura. E cultura sono usciti proprio pochi giorni fa, sono piuttosto positivi. Noi da Osimani ovviamente quando non facciamo tanta pubblicità, non dovremmo fare tanta pubblicità alle grotte di Camerano, ma sono due beni importanti del nostro territorio che vanno valorizzati e che soprattutto per l'Expo potrebbero rivelarsi delle ottime attrattive per tanti turisti che vengono in Italia per visitare questo grande evento espositivo. Ma le grotte sicuramente è stata diciamo il pezzo forte che è stato messo in piedi dall'amministrazione comunale precedente, e che, diciamo, abbiamo cercato di valorizzare in questi anni, e ogni anno, diciamo, aumenta il pubblico che le visita. Quest'anno saranno superate, credo, lo scorso anno, scusate, sono state superate le 20.000 presenze, quindi è una che le porta a essere una tra le realtà più importanti della regione Marche, una delle attrazioni più importanti, quindi questo sicuramente ci fa piacere. Insomma, adesso anche nel periodo natalizio abbiamo fatto un presepe particolare, presepe vivente all'interno delle grotte, che non abbiamo pubblicizzato per niente, perché sennò sarebbero arrivate troppe persone, perché chiaramente la visita non può che essere scaglionata, quindi sono venute 1500 persone ma contenendole, e quindi sicuramente è un bene prezioso che va tutelato, ulteriormente tutelato e ulteriormente pubblicizzato, perché porta gente a Camerano. Da questo punto di vista i dati anche sulle strutture alberghiere di Camerano, per quanto non è che la recessione alberghiera sia
il master del nostro comune, però insomma comunque hanno visto, ancora non ci sono andati di tutto l'anno, però ad ottobre c'erano, sono state quasi un 20% di presenze in più rispetto all'anno precedente, quindi 4.500 pernottamenti in più rispetto all'anno precedente, che è una piccola cosa, però credo che sia questo, quello del turismo, un settore sul quale continuare a lavorare, perché visto che la vicinanza che abbiamo con la Riviera, vista l'appartenenza al Parco del Conero, vista l'aumento della sensibilità sulle tematiche ambientali, credo che il nostro territorio, almeno la parte che sta all'interno del parco, vada ulteriormente valorizzata, e quindi magari apertura di nuove strutture diciamo così sulle aree verdi tipo Breadfast, insomma tutta questa partita qua, stiamo pensando anche a un albergo diffuso da poter organizzare, perché riteniamo che possa essere un aiuto in questo momento di crisi anche per diverse famiglie. E il turismo si lega alla cultura, c'è qualche evento importante nella prossima stagione primaverile, qualcosa su cui o estiva su cui voi puntate moltissimo? Stiamo progettando anche quest'anno, come lo scorso anno abbiamo avuto delle mostre importanti che non avevamo mai avuto a Camerano, quindi la famosa mostra Aria, che è curata dal professor D'Amico, e poi abbiamo avuto riportato a Camerano il famoso quadro di Carlo Maratti, il nostro concittadino, nella Rebecca al Pozzo, che abbiamo contribuito come comune per il restauro, e poi è stata esposta per 4 mesi. E quindi poi abbiamo avuto delle mostre del Ruggeri, che hanno portato a visitare queste mostre quasi 10.000 persone, che per Camerano è una bella soddisfazione. Adesso stiamo progettando, ancora non abbiamo definito il tutto, però vorremmo provare a ripetersi, quindi credo che questo settore sia importante e vada sviluppato. Un'altra novità sulla quale stiamo lavorando, e ci piacerebbe riuscire ad aprire nel corso dell'anno, è il Museo della Farfisa, che è una grande realtà, questo è uno scoop, nel senso che no, adesso stiamo lavorando per cercare di concretizzarlo, con i tempi difficili che oggi corrono non so se riusciremo, però ci stiamo impegnando, penso di sì. E a Castelfidardo c'è il Museo della Fisarmonica, a Camerano vorremmo mettere sul Museo della Farfisa, che abbiamo fatto un'anteprima l'estate scorsa perché c'è stato aperto per 3 mesi, lo vorremmo rendere permanente e migliorarlo come strutture, quindi stiamo lavorando per questo. Quindi sarà contento Don Piccini, no? Che ha sempre parlato della Farfisa come il cuore dell'elettronica nella nostra. Poi Caponi è un vostro concittadino, quindi lui è proprio l'anima di questo progetto, insieme al professor Astrologo, insomma ci sono diversi appassionati che veramente vedere tanta passione attorno a un'azienda e a un settore come questo qui, che ormai comunque nel nostro territorio non ha più diciamo radicamento che aveva un tempo, fa veramente piacere. E poi ho scoperto che c'è un mondo di interessi attorno alla Farfisa che non avrei mai immaginato, e quindi vorremmo poter aprire questo museo se riusciamo prima dell'estate. Bene, questo è stato facciamo un argomento ecco, un'altra domanda politica la facciamo. Una. Perché a Pugnaloni, al sindaco di Osa, abbiamo chiesto che cosa avrebbe fatto in merito alle primarie. Ancora non si sapeva se ci sarebbero state le primarie, e lui non si era molto esposto. Lei invece, visto che ormai le bocce sono belle ferme, da una parte c'è Ceriscioli, dall'altra parte Pietro Marcolini, e la data è quella del 1° marzo, che cosa farà Pier Giacomi? Ma tanti sindaci come lei si sono schierati, Pugnaloni ha scelto Ceriscioli. Sì, sì, ho visto sulla stampa. L'uomo sindaco di Recanati. Vabbè, io diciamo che ancora pubblicamente non mi sono esposto, però buona, lo faccio qui. A me onestamente questa vicenda delle primarie, insomma tutta la trattativa fatta, il dibattito interno, la sofferenza interna, oserei definire, di questi mesi, ma insomma mi ha fatto un po' riflettere. Dobbiamo comunque migliorarci, diciamo così, perché non è che tutto mi è piaciuto. Siamo arrivati a queste primarie, per me era, se questo era il destino finale, tanto valeva arrivarci prima, 6 mesi fa, e davamo tempo per organizzarci al meglio, quindi farle
e fare diversamente. Io addirittura 6 mesi fa avrei anche sfidato il presidente uscente, visto che è lui che iniziò questa provocazione dicendo io voglio partecipare, e che il Partito Democratico ha paura di Spacca, e dove sta scritto? Io l'avrei tranquillamente sfidato, purché accettava le regole che ovviamente non poteva dettare lui. Vabbè, detto questo, io devo dire che sono un po' controcorrente come sindaco, nel senso che io rispetto agli altri, il grande movimento che sta portando avanti Ciriscioli, mi sento, diciamo così, più vicino all'assessore uscente, quindi al candidato Marcolini, perché ritengo che sia una persona che abbia di uno spessore elevato, che abbia operato bene, e lo vedo più come persona, diciamo così, legata a un concetto di regione unitaria. Lo vedo, ecco, può rappresentare meglio tutte le intere Marche piuttosto che i Ciriscioli. Questo è un punto di vista mio, chiaramente, quindi lascia il diciamo tempo che la trova. Partita è ancora molto aperta, no? Quindi la partita sicuramente è ancora aperta, vedremo come andranno. Poi l'importante è, comunque, secondo me, che sono tutte e due bravissime persone, che alla fine noi sappiamo usare le primarie quale strumento, così per il motivo per il quale è nato, e quindi non come strumento per dividerci, ma poi alla fine dovremmo usarlo come strumento per unirci e per parlare alla gente. E ci auguriamo che non vadano a votare extracomunitari, nel senso, come è successo a Genova, cinesi e pakistani, che sono stati quasi foraggiati, a quanto sembra, per esprimere un'opinione già dettata fuori. Questo, no, senz'altro non fa il bene del questo PD. Questo non fa il bene delle primarie, non fa il bene del PD, non fa il bene del paese. Quindi credo che queste cose non debbano accadere, ma ripeto, io l'importante è che dopo le primarie il partito torni a essere unito e tutti concorrono ad appoggiare quello che sarà la persona che risulterà vincente, perché se non impariamo questa cosa, è bene che le primarie le mettiamo in soffitta, perché se finite le primarie portiamo dietro i rancori, le ferite, gli strascichi, e non lavoriamo per il progetto comune, non ci siamo, tanto vale, non sono servite a niente, quindi diventa uno strumento di divisione che si protrae nel tempo. E quindi mi auguro veramente che chiunque vinca, un bocca al lupo ad entrambi, chiunque vinca comunque sappia mettersi a disposizione dell'altro e vada avanti il Partito Democratico per un progetto, per un grande sviluppo delle Marche. Manca un anno alla scadenza del nostro sindaco, no? Il sindaco di Camerano. Io prima, a microfoni spenti, gli ho domandato se si sarebbe ricandidato, perché quando manca un anno bisogna deciderlo, diciamo che in politica bisogna preparare la strada, no? Allora, ci sarà questa ricandidatura di Pier Giacomo, si faranno le primarie come sta succedendo a Macerata, dove anche a Macerata queste primarie forse sono un argomento che dividono più che unire il PD con Perfetti, con Carancini e tanti altri che scenderanno in pista per le primarie. Un sindaco che potrebbe essere riconfermato, visto che ha fatto solo mandato in quel caso lì. Se allora ti pronuncia il terzo scoop. No, no, ma io non mi pronuncio su questo, però dico solo che non vedo niente di strano che ci possono essere le primarie anche se un sindaco ha primo mandato. Quindi su questo, sempre che lo spirito sia quello là, perché se le primarie servono per capire chi è la persona più gradita e in quel momento, ben vengano, non per dividere. E quindi non ci vedo niente strano. Per quanto mi riguarda, ancora ho un anno e qualche mese di lavoro, quindi niente, non ce la facciamo ad ottenere, quindi qualcosa in anticipo, le sappiamo sempre dopo, no? io secondo me si ricandiderà, diciamolo questa cosa, si ricandiderà, insomma, possiamo dare questo scoop, dai Valeria. Io non ho detto niente. Massimo, grazie della tua disponibilità. Siamo stati bravi, eravamo preparati. Bravissimi, complimenti. Grazie, alla prossima. Ricordiamo Magazine 2.0, ovviamente ogni giovedì alle 21.30 su Agora Radio, in diretta su Radio Conero. Arrivederci la settimana prossima. Da Valeria Dentamaro, Luca Falcetta e il sindaco. Arrivederci a tutti, grazie. Che ci ascoltate. Magazine 2.0, rubrica giornalistica settimanale su agoradio.it.